Ti piacciono i misteri? E ti piacciono i misteri sui mostri marini e cose che se potessero ti mangerebbero? E i misteri sui mostri marini e cose che se potessero ti mangerebbero e che allo stesso tempo parlano nel dialetto scozzese? Eh sì, ora stiamo per scoprire se il mostro marino Kieran Cron fosse reale. Ah, il mare è così bello, rilassante e rinfrescante, non credi? Non c'è da stupirsi che così tante persone si rechino lì per le vacanze. Ma aspetta, che dire di tutte le creature terrificanti che ci vivono? Squali, polpi, meduse velenose, Cecil il serpente del mare. Ma come ci viene voglia di entrare nell'acqua? Dovremmo essere grati che il Kieran Cron non esiste, altrimenti uno non nuoterebbe più nel mare. Ma cosa succederebbe se questa mitica creatura che viene dal folklore scozzese esistesse? Beh, la risposta breve è: il nostro mondo sarebbe un posto terrificante e il prezzo del pesce salirebbe alle stelle. Continua a guardare per tutti i dettagli spaventosi, ma prima di scoprire creature mistiche e mostri marini, assicurati di fare clic su iscriviti e suona la piccola campana di notifica. In questo modo non ti perderai nessun eccitante e divertente video che esce ogni giorno su Il Lato Positivo. Ok, torniamo a parlare di cose che ci fanno venire gli incubi. Prima un po' di storia. Il folklore scozzese descrive il Kieran Cron, o petto grigio, come un gigantesco mostro marino. Per quanto riguarda la sua esatta dimensione in metri o in chilogrammi, non posso dirti nulla. Dopotutto è una bestia mitica, ma l'antica leggenda gaelica dice 7 aringhe, un salmone intero, 7 salmoni, una foca intera, 7 foche, una balena intera e 7 balene, per riempire un Kieran Cron. Capito come? Questa cosa potrebbe ingoiare 7 balene intere. Ma aspetta, questa non è nemmeno la parte più spaventosa. Cosa succederebbe se il Kieran Cron finisse in un ristorante di pesce? Se passasse soltanto una volta per il buffet, il locale finirebbe in bancarotta la stessa notte. Wow! Se la maggior parte delle creature del mare non perdono tempo quando si tratta di far notare la loro presenza, il Kieran Cron ama giocare con le sue vittime. Immagina, sei in barca a goderti una bella giornata a pesca. Il sole splende, gli uccelli cantano, hai avuto una giornata favorevole e sei riuscito a catturare un sacco di pesci. Ma nel momento in cui giri le spalle, uno di questi pesci, che apparentemente è normale, diventa improvvisamente un gigantesco mostro. Prima che tu ti renda conto di cosa stia succedendo, gulp! Oh, quello eri tu! Quindi sì, il Kieran Cron può facilmente mutare a suo piacimento. Avremo bisogno di una barca più grande. Quindi ora vediamo cosa accadrebbe realmente se trasformassimo il mito in realtà. E se il Kieran Cron fosse là fuori felicemente a nuotare nel mare aperto? Prima di tutto, dimentica qualsiasi vacanza al mare. Voglio dire, chi rischierebbe di avvicinarsi all'acqua con quella cosa là fuori in cerca di una preda? Dovresti essere un vero drogato di adrenalina o qualcuno che desidera morire per mettere piede in mare. In secondo luogo, e ancora più importante, ci sarebbero pochissimi, se non zero, pescatori, per queste ragioni. Quindi nessun pescatore significa zero pesce. Questo sarebbe molto difficile per paesi come il Giappone, dal momento che sappiamo tutti quanto amano i frutti di mare. Addio sushi! Statisticamente parlando, una persona media consuma oltre 70 kg di frutti di mare ogni anno. Perdere la loro industria dell'ittica ferirebbe seriamente questo paese. Vedi, non hanno abbastanza terra per produrre una quantità necessaria di prodotti. Il resto del mondo, a sua volta, probabilmente aumenterebbe la produzione di verdure e carne per poter nutrire le loro popolazioni. Durante questo periodo, il pesce passerebbe rapidamente da un normale pasto ad una vera prelibatezza, a cui solo pochi fortunati, e probabilmente super ricchi, potrebbero accedere. Dunque, questa era la tua lezione di economia per oggi. Ma l'umanità è abbastanza in gamba e capace di superare ostacoli, quindi questo dilemma ittico probabilmente non durerebbe troppo a lungo. Considerando quanto rapidamente creiamo nuove e avanzate tecnologie, non sarebbe un problema produrre sempre più barche da pesca senza equipaggio per avere tutto il pesce di cui abbiamo bisogno senza rischiare vite umane. Inoltre, potremmo sempre trovare il modo di abbattere la bestia se diventa un problema. Penso che il capitano Ahab potrebbe essere disponibile a dare una mano se ha finalmente finito con quell'assurda balena bianca. Quindi, in entrambi i casi, il Kieran Cron causerebbe alcuni grossi problemi, ma nulla che non possiamo gestire, giusto? Ma che ne è delle altre creature mitiche e leggendarie del mare nelle altre culture? Voglio dire, ce ne sono tante buone! La prima cosa che viene in mente quando senti creatura di mare mostruosa è probabilmente Kraken. Nel caso tu abbia vissuto sotto un sasso, il Kraken è un gigantesco mostro marino simile a una piovra, che si credeva vivesse nelle acque vicino Norvegia e Groenlandia. Secondo il folklore nordico, il Kraken per lo più colpisce le navi, attaccando i vascelli o nuotando semplicemente in enormi cerchi attorno alle imbarcazioni per trascinarle sott'acqua.
Apparentemente il Kraken è attirata dalla carne umana, proprio come qualsiasi altro mostro marino che si rispetti. La leggenda dice che divorerebbe l'intero equipaggio di una nave in un sol boccone. Oh, ma quante volte gli dobbiamo dire che non si deve giocare col cibo? Anche se non c'era alcuna prova effettiva dell'esistenza del Kraken, per qualche tempo le persone credevano che esistesse davvero da qualche parte e attendevano la sua prossima ignara vittima. Ma come si è scoperto, la leggenda di questo mostro era semplicemente ispirata da calamari giganti che raggiungevano i 12-15 metri di lunghezza. Oh, ammazza che calamaro! Eh no, non c'è nessun Kraken. Niente di cui aver paura, a meno che tu non abbia paura dei calamari giganti di 15 metri. Comunque, le leggende hanno un ruolo fondamentale nella nostra cultura e spesso si può trovare questa creatura mitica nei film, Pirati dei Caraibi, ti ricordi? Nella letteratura, televisione e persino nei videogiochi. Se un vero Kraken venisse trovato un giorno, sarebbe come la situazione con il Kiren Kron. In definitiva, tutti i mostri marini sono ugualmente spaventosi, non credi? O c'è uno che si distingue come il più terrificante? Se è così, diccelo nei commenti, qui sotto. Ma per ora lasciamo i mostri giganti degli abissi e parliamo di qualcosa di piuttosto bello che può facilmente trasformarsi in un incubo in pochi secondi. Le sirene. Sono sicuro che hai sentito parlare di queste creature della mitologia greca. Ipnotizzarono i marinai con le loro dolci voci canore, facendoli schiantare con le loro navi sulle barriere coralline, vicino alle isole rocciose delle sirene. Ciò che seguì fu la prematura scomparsa dei marinai. Per quanto riguarda il loro aspetto, secondo la mitologia greca, erano fondamentalmente metà donna, metà uccello. Sono state raffigurate nell'arte come uccelli con la testa di una bella donna. Eppure alcuni poeti le descrivevano come se avessero solo le gambe di un uccello e fossero veramente talentuose con gli strumenti musicali, specialmente con le arpe. Forse i kazoo, chi lo sa? Ancor più interessante, in un primo momento c'erano sirene maschi e femmine nel folklore greco, ma col tempo l'immagine delle sirene maschili svanì e alla fine scomparve del tutto. I miti greci antichi sono pieni di storie su uomini coraggiosi che furono in grado di resistere ai canti delle sirene. Ad esempio, nel famoso poema di Omero, l'Odissea, Ulisse fece in modo che tutti gli uomini sulla sua nave riempissero le loro orecchie di cera per bloccare il canto seducente delle sirene. E questo ha portato all'invenzione del cotton fioc per togliere la cera? Beh, non proprio. Ma facciamo finta che le sirene in realtà esistano oggi. Cosa ne pensi? Sarebbero considerate pericolose come il Kiren Kron o il Kraken? Almeno sarebbero più belle. In ogni caso, l'esistenza delle sirene non influenzerebbe il nostro mondo tanto pesantemente quanto quello delle creature grosse e cattive. Dopotutto, possono solo attirare le persone vicino alla loro isola, quindi potrebbe essere facilmente contrassegnata come una zona di divieto sulla mappa, visibile a tutti. Problema risolto. Sono sicuro che c'è un essere mitico di cui vorresti sentir parlare. No, non mi sono dimenticato di Nessie. Ho iniziato con il folklore scozzese, quindi torneremo al punto di partenza e finiremo con un classico, il mostro di Loch Ness. Tutto iniziò nel 565 d.C., quando si dice che il mostro gigante si è emerso dal lago di Loch Ness in Scozia e attaccò un contadino locale. San Columba, un missionario irlandese, assistette all'intera faccenda e proprio mentre la bestia stava per prendere un'altra vittima, Columba alzò la mano, fece il segno della croce e ordinò alla creatura di indietreggiare. Secondo la leggenda, il mostro si fermò come se fosse stato tirato indietro da delle corde e nuotò lontano. L'altra leggenda dice che Nessie si è mangiata il cattolico, ma siccome non c'erano testimoni, fu così che la leggenda morì. La storia del primo racconto rimase appunto una storia per secoli, fino a quando nuovi sviluppi emersero nel 1933. Fu allora che gli avvistamenti del mostro di Loch Ness iniziarono a spuntare a destra e a sinistra. Una coppia sostenne di aver visto un enorme animale che si rotolava e si tuffava sulla superficie del lago. Nessuna parola sulla quantità di whisky scozzese consumato prima dell'avvistamento. Nessie, tuttavia, divenne il nemico pubblico numero uno, con ricchi premi offerti per catturare la bestia. L'eccitazione non durò a lungo e si esaurì entro l'anno. Tuttavia, il 1934 fu l'anno in cui Robert Kenneth Wilson, un ginecologo di Londra, divenne la prima persona in assoluto a catturare l'immagine della bestia simile a un dinosauro mentre cercava di fotografare il lago. La foto è stata pubblicata sul Daily Mail e per molti anni è stata considerata una prova valida dell'esistenza di Nessie, ma dal 1994 la maggior parte delle persone concordano che si trattasse di una bufala. Questo sospetto è stato poi confermato nel libro del 1999, Nessie, la fotografia del chirurgo esposta. Ah, bel gioco di parole! Gli autori Alastair Boyd e David S. Martin spiegano come l'immagine fosse semplicemente quella di un sottomarino giocattolo.
Anche le cosiddette impronte di Loch Ness si rivelarono del tutto false. Quindi al momento non c'è alcuna prova reale del mostro di Loch Ness, ma chi lo sa, forse la creatura sta solo aspettando il momento perfetto per farsi conoscere. Forse un tour di concerti. Cominciare a frequentare Lady Gaga potrebbe essere un'idea. Posso già immaginare Nessie e Gaga che cantano Poker Face. Ora è il tuo turno. Scegli qualsiasi creatura mitica che ti piace e condividi nei commenti quali conseguenze pensi che dovremmo aspettarci se effettivamente esistesse. Più teorie ci sono, più ci piace. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di dargli un mi piace e condividerlo con i tuoi amici. Per più divertimento sul lato positivo, premi il pulsante iscriviti e unisciti a noi. Arrivederci alla prossima!